Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao, quanti, belli. Buonasera per chi lo guarda di sera. Buon mattino, buon buongiorno a te, buongiorno. Buongiorno a te. Benvenuti tutti quanti a questa nuova prima puntata di questo format nuovo e bellissimo, poiché non c'è Panda. Cosa facciamo? Siccome siamo appassionati di retro game, andremo ad affrontare le migliori sfide che il MAME ci può offrire. Cos'è il MAME? Spiego la sti ritardati. Il MAME è semplicemente il... Oh, ma poi spegni sto cazzo di cellulare, tutti i coglioni. Oh, ma che cazzo! È un emulatore, videogiochi da sala giochi o comunque... Vari retro game. Non sono altro che i videogiochi 1980-90, quando ancora pagavi per giocare. O chi aveva il computer come sto stronzo. Che cazzo avevo il computer? Che PC avevi? Ma stai scherzando? Il mio primo computer è stato un Amiga 2000 usato. Anch'io avevo un Amiga 2000. 2000 volte ce l'avevi l'Amiga 3. Oggi abbiamo trovato questo gioco che secondo noi, per come l'ho visto io, è uno dei giochi più belli del mondo. Tutti quanti conosciamo Dragon Ball. Combatti tu nell'aria, Dragon Ball! Mi avrei cantato la sigla originale, giusto? È la cover. Comunque, questo dovrebbe essere... il gioco della vita. Penso di sì, perché è tutti voi finti nerd del cazzo che dicono ah, io Dragon Ball lo conosco, ah bla 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 bla. Non hai mai giocato a Dragon Ball? Dragon Ball. Guardalo! Dragon Ball. È più demoniaco di così, non lo potevano fare. Ma voi... è inquietante. Allora, io non sono convinto al 100% che sia la versione originale del gioco. Ma non vedi che è in sua muraglia cinese? Ma che cazzo vuol dire? Fulmini. Cosa vuol dire la muraglia cinese? Vabbè, Goku era ambientato in Cina, mica in Giappone. Ho capito, ma quindi è il vero Goku questo? Questo è il vero Dragon Ball con la sfera del ma drago. Ma non è il Dragon Ball di Akira Toriyama? Certo, ma che cazzo te ne frega? È Dragon, vedi che è Goku. È Goku, è lui, ed è il primo, quindi prima non ce n'erano. È il primo vero gioco non autorizzato. Secondo del 92! Me? Del 92 ha fatto sta porcheria con due Goku. Due Goku. Signori, puoi giocare in due, giustamente. Hai due Goku. Ma quindi uno è l'anima sbiadita. E l'altro originale. Non ho configurato l'altro joypad, sennò ci giocavo volentieri. Cercherò di... Allora, non si può rivedere la scena iniziale? Quale? Quella è... Oddio! Ma che è successo? È morto ed è diventato poltiglia verde. Nel 92 c'erano cose bellissime, ma questo non è più bello. Non è bello. È talmente brutto che è bello. Per me devi mettere il soldo. Senza il gettone non gira la destra. Allora noi mettiamo un paio di due gettoni. Bowl con le palle del drago. Allora, stronze. Hai nove gettoni. Omega. Devi cercare di vincere con nove gettoni. O di perdere nove vite. Hai due tasti. Credo che sia il salto. Giusto che sia. Sì. Il salto è la bestemmia. Quello che abbiamo visto, secondo me è meglio di Assassin's Creed, però vediamo. Dragon scritto malissimo. Dragon però le fiamme e bolle. Va bene. Se è possibile scrivere peggio di Dragon, siamo riusciti. Iniziamo. Sto pure. Fermo che c'è la storia. La storia comincia con un giovane Goku. Con un round one. Che vola su. Non ti spiegano un questa cazzo. Questa potrebbe essere la Kame House. Potrebbe essere, ma non lo è probabilmente. Sì, invece sì. Guarda, ti combatti contro, sai, i classici animali che vedevi dentro il cartone, no? Che la popolazione era formata in equi. Io non ho visto nessuna scritta su Akira Toriyama. Io non credo che sia. Ma va, ma che cazzo, non è che devono scrivere sempre Akira Toriyama's Dragon Ball. Mi sto prendendo come a puttani con la troia della mamma di. Sono saltato. Aia, con le forchette. Scusami, quelli sono Olong e non, dire, sì. Non mi ricordo come si chiama il gatto del Puccio. No, Puccio, chi è tuo amico Puccio? Puoi colpirlo? No, cioè io sono pacifista. Oddio, hai visto che figata? Ha fatto... Sì, si spulciano gli alberi. Secondo me. Oh, per gli acci. Sono acci di camaleone. Koku, credo. Di Cook. Aia, sfera del drago. Ma che calci in bocca, però. Sfera del drago, Ecco, hai perso. No, perché una volta che inizia a prendere a pugni non puoi reagire. Oh, ho imparato a salire. Impara a salire sopra il drago. Dragon Ball. Sei morto. Morto. Guarda che combatte contro il destino ineluttabile che divora tutta la poesia. C'è un intrinseco significato. Sì, devi capirlo sto gioco. Allora, c'è la Kame House da dove tu esci. No, non esci perché non è nemmeno a cavalco di un ciclone. Non c'è scritto un kanji finto quello. Sì, hai già sprecato un gettone. Questo lo rompi? Forse lo rompi lanciando... fisico qualcosa. Fisico. Vai, piglia subito la sfera. Bravo. Non è una sfera, ma un cazzo che ti si incula. Un'altra sfera. Vai.
Ma non carica nulla. Se arriva addosso rimbalzi via. Niente, una volta che pigli un pugno li pigli tutti in mocca, no, non ce n'è. Ragazzi, la fluidità, la grafica e soprattutto la storia come è sviluppata, sì, mi fanno venire voglia di procrearmi un tumore da solo. Però sì, è il gioco della vita. In sì, realtà vero, crea una vera e propria dipendenza. La scimmia. Levati che fa sì, il fuoco. Sì, fa il fuoco. Guardalo, guarda il coniglio. Il coniglio che è master. Questo è Taipei versione coniglio. Che sono Goku. Che cazzo non ammazza. Che coniglio era nella storia? Coniglio di Mammata, penso. Sì. Guarda, quello è il maestro Muten. Esatto, col moccolo. Quando vedeva le fregne che sanguinava. Po. E perdeva così. È bello che non ci sono. Io spero che checkpoint di sorta. Ok, ci di sorta. Sorta. Guarda che scenari. Io voglio capire. Comunque sei già a due gettoni, te lo dico. Sì, eh. Perché devo ancora il granare. Aspetta, adesso richiamo Sherro. Quanto ho capito non puoi romperli. Puoi rompere solo la gente. Ma come aggraziatissimo lui, eh. Sì, grazie al cazzo anche. Ma se vedi che questo trick non ti esce una volta, perché lo fai? Perché è bellissimo. Ci sono i cosi con i forchettoni che. La C, vai. Sì, adesso. La C di cocco. Adesso piglio gli schiaffi per vedere la C. Io salterei. C'è anche un porco con il. Col tridente, il classico sì, dei porci. Guarda, l'hai buttato giù, però, sì, eh. Cazzo di frega, l'hai buttato giù. Non sale su. Sono Goku. Avevamo finito là. I cosi dei personaggi. Ninja. Io dove sono? Ok. Ti sconfondono anche. Ma questi Goku. Nel senso, sono reali o sono le proiezioni della tua... Sì, sono i fantasmi del passato. Adesso è uscito il Goku nero, che è Black, nella nuova serie. Sì. No, si chiama Black, è un Kaioshin... Vedi che adesso loro le sapevano già ste cose. È vero, eh? Vero, quindi eh? È quello proprio di Toriyama. Cosa è Shenron? Danger. Senti la tensione che sale con... Sentite bene la tensione, ragazzi. È meglio produzioni, eh. Uè! Un non coniglio work, che scorreggia. Work. È Majin Buu stronzo. Ma non è Majin Buu, ancora sì, non c'era Majin Buu all'epoca. Come lo guarda, non è che questo? Incula a Mammata. Ti prego non perdere, che sono curioso di sapere com'è il secondo stage. Ho perso invece. Vabbè. Attenzione. Attenzione che si taglia. Si taglia e basta. Sì, si taglia da solo. La tensione emo. Sono invincibile, raga. No, mi hanno circondato, raga. Una volta che ti prendi un pugno non puoi fare niente. No, se non prenderne altri. Guarda, che cazzo fa? Ta gruppau. Sì. Ma allora, quanti colori avrà questa? 8, 16. Dai, che l'hai tirato giù, però non, come nei migliori giochi non hai finito. Cioè, devi sconfiggere tutti. Lo puoi picchiare? Paura. Ah, ma questi sono... Che cazzo? Ho vinto, raga, sono fortissimo. Poi guarda lì. Punto. C'è anche un sole cattivo, pauroso. Sole cattivo. Senti la quando sono originale. Originalissimo. Perso, gioca te per favore, perché non... Allora ragazzi, qua abbiamo ricominciato perché è crashato tutto. In realtà volevo mettere in pausa e ho resettato, vabbè. Qua ricomincia sapendo però, sapendo e quindi adesso sono invincibile, virtualmente invincibile. Infatti vedete che va avanti incurante di quello... Sì, qua ho spaccata con la schiena e mi sono rialzato che al che cazzo volo. Te ne frega, sei Goku. Io sono quello sbagliato perché... No. Sì, allora, abbiamo visto nell'intro che ci sono due Goku. Quello giusto con la tutina arancione. Però no, in realtà da piccolo aveva quella viola lui. Prima di diventare... Prima delle Akame House aveva sì, viola. Sì, sì, è vero, è vero. Ma tu credi che veramente tu credi sia... io. Tu credi... Oh, ma quella cos'è? Una bomba. Una bombetta. Vai a prenderla dire subito. Sì, non servirà a nulla. È finita. Beh, se n'è andata. Dopo aver fatto... Ma secondo me è la versione tipo... coreana di una roba cinese copiata dal Giappone. Ma no, ma questo è proprio col cartone animato, guarda, cioè cazzo che è mi morto. Frega. Sì. Ma io non ho ancora visto dov'è la mia life bar sopra quei tre pallini. Posso andare avanti senza picchiare? Io ci proverei. Ho solo paura che te ne trovi di più dopo. Sì, quando sia ormai troppo tardi. Oh, guardalo, guardalo, giallo come la cirrosi quella, sì, eh. Sì, 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 sì. Raga, com'è sto gioco? Vi piace un botto come piace a noi? Sì, sì. Io vorrei sì, estinguermi proprio. Io vorrei vedere il secondo livello. Ah, quindi puoi fare così? Sì, posso lasciarli al loro destino. Vabbè, non so. Ok, dai che c'è il boss, vediamo come lo batti adesso. Beh, comunque sei arrivato con... Vabbè, questo è un bug grosso come sua madre.
Bug Spencer. Sono disegnati malissimo. Figli di puttana, mia moglie che mi ammazza loro. Mi hanno ammazzato loro. Impressionante. Sono dei merda. No, il boss da capo devi fare. È bellissimo, ragazzi. Scaricatevelo. Andatevelo a comprare originale se lo trovate. Ma che... E poi datevelo in faccia fortissimo. Secondo me c'è da dirglielo. Prendere gli schiaffi. C'è da dirglielo. Ma qualcuno l'ha contato. Gli hanno abortito un figlio senza che lo sapesse. Sì. Vabbè, grazie, mi pigliate uno dietro uno davanti. Sono mica la puttana di tua sorella. Che lei saprebbe destreggiarsi. Destreggiarsi, esatto. Non destra, non sinistra. E via. A cavallo di un ciclone me ne vado da coglione. Questo era il detto cinesino giapponese. Cazzo, che bello sto gioco. Ma poi anche i livelli, uno più bello dell'altro, caratterizzati. Nel 92 c'erano i soldi, raga. Cioè, Jurassic Park è uscito nel 94 ed era una figata. Non puoi tu 2 anni prima farmi sta porcheria. Oh, non morire, che guarda che ti mancano traiettorie. Mi muoiono, è colpa mia se mi muoiono. E io posso. Era un po' la canzone che cantavano loro. Ma salta su e levati. Sì, sì, sì. No, vabbè, salta su. Mi ha falciato la vita. Dio, la puttana maiala. Oh, no. Non salta su. Vabbè. Non salta, devo prima sbarazzarmi di loro. Visto dei boss così forti. Cazzo, la più se forte tu questo adesso devi saltare in quella barca, hai perso, te lo dico. Vai avanti. Salta in quella barca. No, salta, muori. Te l'ho detto. No, vabbè. Ma muori proprio. Muori male. Akira muori male, l'ha fatto sì. Questo gioco. Spero che sia morto poi lui. Ok. Adesso. Niente. Non salta manco se... Pure è così che si salta, vedi? Ma come si faccia? Sarà andare avanti. No! Provo ancora, salto. Niente. Ehi, raga, ragazzi, non si riesce. Ultimo gettone. Poi lo spacco. No! Ma e poi continuiamo la prossima volta. No, vabbè, con un altro gioco però. No, con questo gioco lo voglio finirlo. Devi finirlo. Crea dipendenza sto gioco. Io ragazzi. Devo capire da tutto, che... no, cioè da qualsiasi cosa crea dipendenza. Cosa sta succedendo? Qualcuno ci ha già giocato? Qualcuno è così pazzo come neanche noi? Anche il programmatore ci ha giocato. Quanto fa schifo la mia vita. Allora, prova a vedere se saltando Il sole, devo chiamare il sole. Rising the sun. Ma secondo me il sole non c'è. Io sì, invece c'è, è l'unico. Prova a schiacciare qualche altro tasto, magari. Ho i due tasti. No, vabbè. Appare il sole. Vabbè, sono morto. Raga, cosa dire? Sono rincoglionito io. C'è un problema. Adesso ci studiamo le guide e il prossimo la gameplay. Guida sarà di sta roba. Ma certo che c'è la guida. Qualcuno avrà sarà. A quando è Street Fighter! Ha giurato il solo di Street Fighter quando moriva Ryu. Mi dite chi è stato a fare questo gioco? Perché io hanno rubato tutta la storia di Dragon Ball. Hanno rubato il suono di Street Fighter. Io l'ho riconosciuto. Vai a sentire quando moriva di Ryu. Guarda. Ma com'è cazzuto? Non si sa perché i fulmini. Il fulmine è lui. Comunque ragazzi, partita alle prossimi 9 gettoni. Tarocco. Ai prossimi 9 gettoni vedremo di andare avanti a questa porcheria che il non siamo Goku riusciti ad andare avanti. Vi vogliamo bene. Io no. Il Goku Tarocco. Seguiteci, diteci se vi è piaciuto. A me non è scrivete piaciuto. I commenti e se trovate la soluzione vi prego aiutateci. Se trovate anche un modo per finirla sta buffonata. Se trovate guardate, modo... no, questi sono i livelli in cui non arriveremo mai. No, non guarda, non spoileriamo. No, beh, spoiler è il giusto. Ragazzi, qua siamo dentro dove? Dove siamo? In un osservatorio. Dove siamo con non questa? Spoileriamoci. Ciao a tutti quanti, ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Un sacco di nemici nuovi. Sacco di nemici nuovi, un sacco di avventure fantastiche. Sì. Ciao a tutti, raga!